Val Francavilla e derby tutto giallo-rosso del Valle Anzuca al termine di una sfida equilibrata e decisa dalla rete di testa di Caffiero al settimo della ripresa. Per il Giulianova arriva così la prima sconfitta della stagione in un match che ha visto le emozioni soprattutto nel secondo tempo, quando le due squadre hanno avuto le occasioni più nitide per arrivare in rete con i legni delle due porte che hanno salvato Sciba e Spataro. Fra i locali out Milizia, Sanchez e Alessandro Di Renzo, Rachini recupera però Bedin Cruz. Fra gli ospiti regolarmente in campo Tozzi, Borsoi. Sole al Valle Anzuca, dove dirige Arena di del Greco di fronte a circa 500 spettatori con cospicua rappresentanza ospite. Partenza con il Francavilla in maglia bianca in pressing pur senza riuscire a creare veri e propri pericoli dalle parti di Sciba. Il primo tiro nello specchio della porta è di Antonelli, che chiama ad una parata non difficile Spataro. Al 25esimo brivido in area francavillese con Ferrante che rimette di testa a centro area e dove dopo un batti e ribatti è Tozzi Borsoi ad impegnare Spataro. Alla mezz'ora ottima giocata in area giuliese di Cosmo Palumbo, che però poi calcia fuori. Al 33esimo Banegas in area corregge il pallone in rete con la mano e viene giustamente ammonito con il gol annullato dal fischietto campano. La squadra ospite non si scopre e punge al 40esimo con Di Paolo, che se ne va sulla destra prima di concludere sopra la traversa. Al 46esimo l'occasione più ghiotta capita sulla testa ancora di Di Paolo, che in area inzucca davvero di un nulla al lato. Nella ripresa si riparte senza cambi e con i padroni di casa pericolosi al terzo, con un colpo di testa di Nazari che manca di poco il bersaglio grosso. Parte meglio il Villa, che al settimo passa in vantaggio. Angolo telecomandato di Banegas e incornata vincente di Claudio Caffiero, che supera Sciba per l'1-0 locale. Si sblocca così il derby con i ragazzi di Rachini che sembrano trarre vantaggio dalla rete. Al 12esimo Stallone cambia mandando in campo Palladini per Antonelli. Subito poi la risposta del tecnico di casa, che getta nella mischia mele per Maiolo. Al 16esimo buona opportunità per Cosmo Palumbo, che ci prova dalla distanza trovando però la risposta di Sciba. Al 25esimo secondo cambio per il Francavilla con Cicerello che entra al posto di De Costanzo. Poco dopo esce fra i locali anche Koulibaly, infortunato per Bellanca. In campo si vede soprattutto la squadra del presidente Candeloro, con l'incrocio esterno colpito al 31esimo da Banegas su calcio di punizione. Al 33esimo il Giulianova arriva però ad un passo dal pareggio. C'è infatti una prima conclusione di Del Grosso parata da Spataro prima del palo colpito da Di Paolo. Passano i minuti con altre sostituzioni che vedono in campo Di Renzo per San Severino nel Francavilla, mentre fra gli ospiti fuori Palladini e Ferrante per Francioni e Torelli. Cercano di accelerare i tempi gli ospiti, che continuano a premere con una certa pericolosità, come al 40esimo con Tozzi Borsoi e soprattutto un minuto dopo con la conclusione da oltre 40 metri di Francioni e la parata di testa di Spataro, che riesce a salvarsi in maniera davvero incredibile. Poi 6 minuti di recupero con Mele, che al 48esimo fallisce il gol del raddoppio prima del disperato e infruttuoso forcing finale degli ospiti, che vanno a sbattere contro il muro del Francavilla, che porta così a casa 3 punti d'oro al cospetto di un Giulianova che esce però a testa alta e fra gli applausi del suo pubblico dal Valle Anzuca. Rachini, una vittoria importante, non facile, contro un buon Giulianova. Nel secondo tempo avete giocato sicuramente una buona gara, avete avuto anche le occasioni per il raddoppio. Soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto. Penso che nel primo tempo sì, è stata molto equilibrata, abbiamo avuto un paio di occasioni che potevamo sfruttare meglio, però era la partita che mi aspettavo, contro una squadra ben messa in campo che si difende molto bene, quindi la mia squadra ha avuto pazienza. Poi nel secondo tempo penso che dopo il gol diciamo che ha continuato a giocare, ha avuto 2 o 3 situazioni anche per raddoppiare, però la cosa che mi è piaciuta è che comunque siamo stati lì a soffrire, a portare il risultato a casa, un risultato importante contro, ripeto, una squadra forte. 3 punti pesanti con un Giulianova che fino ad oggi, fino a prima della gara di oggi, non aveva mai perso. Ma sì, lo sapevamo, però ci siamo preparati bene in settimana, sono partite difficili, tutte le partite sono difficili, oggi ancora di più, quindi andiamo avanti, continuiamo a lavorare bene come stiamo facendo e ci toglieremo grosse soddisfazioni. Grosse soddisfazioni dopo questa vittoria con il Giulianova, ma si pensa già alla gara di cartello che ci sarà nel prossimo turno in casa del Cesena? Ma sì, sarà una bella partita, gli stimoli non mancheranno, si va a giocare in uno stadio importante con tanta gente,
quindi adesso in settimana, da martedì, cominciamo a pensare al Cesena. Abbiamo secondo me sofferto un pochettino il palleggio del Francavilla, ma lo sapevamo, la qualità tecnica è più importante della nostra, però mi permetto di dire che avevamo chiuso tutte le fonti di gioco offensive e quando il Francavilla arrivava a tre quarti e poi riuscivamo in ogni caso a controbattere e a chiudere azione. Avevamo finito il primo tempo con queste due o tre ripartenze importanti. Dispiace il modo in cui l'abbiamo preso, perché non so se vi ricordate che hanno fatto due angoli di seguito su due passaggi del mio terzino che aveva palla e l'ha passata al portiere, e da lì abbiamo fatto due angoli. Ecco, cioè dispiace il modo, perché vuol dire ormai la partita era, diciamo, credo che forse per azioni e quant'altro il pareggio oggi sarebbe stato tra due squadre, secondo me, forti, toste, che hanno dimostrato, insomma, di essere solide entrambi, e esce a testa alta da questa partita. Essere sconfitti dopo sette gare, perché noi, comprese le tre di Coppa Italia, erano sette turni che eravamo imbattuti, però dimostra che questo Giulianova, secondo me, in ogni caso esce a testa alta da Francavilla, dove sappiamo che in casa Francavilla, insomma, sta facendo sempre risultati importanti.